Buonasera, come al solito c'è l'obbligo di ringraziare l'hotel che ci ospita, i Cugini Scala, per questa splendida possibilità che ci danno, ma ancor di più a voi, perché è vero che il professore Dio comunque andava in considerazione del fatto che l'operatività era da questa parte, nessuno poteva sapere che non c'era nessuno seduto. Ma se ci siete, veramente per noi è un grande orgoglio, perché avete sfidato anche la calura estiva. Potrebbe sembrare questo tema, perché ripeto, l'Istituto di Cultura non mette cronologicamente i suoi interventi, ma solo secondo le disponibilità delle persone. Quindi perché questo tema è stato così profetico? Perché il professore avrà la possibilità di dirci determinate motivazioni che noi stiamo cercando da quando trattiamo del 1799. Noi ormai siamo diventati specialisti di trattare quel segmento particolare che ci poteva rendere veramente il Lussemburgo del mondo, ci poteva rendere persone da guardare con invidia. Lo fanno ancora per pochi mesi e poche settimane, ma ricordate che coloro che hanno sconfitto la Pimental, Fonseca ed altri non sono loro affidati agli onori della storia, ma quei nostri martiri del 1799 che ricorderemo con una celebrazione eucaristica qui a Sorrento, riprendendo un'antica abitudine che c'era a Napoli. Motivazione del perché di una crisi economica meridionale. Ho fatto un articolo stamattina che non volevo fare perché generalmente da giornalista e da segretario dell'istituto cerco di non uscire molto allo scoperto, ma non ce l'ho fatta più e ho detto sul sangue dei meridionali. Parecchi di voi stanno seguendo la situazione di Piacenza, i carabinieri di Piacenza. E benissimo, anche lì potrebbe essere motivo da collegare perché è scoppiato un antimeridionalismo, tenendo presente che sono ragazzi pugliesi, campani, calabresi. Vorrei far notare che dove c'è qualcuno che delinque è perché c'è una società che lo permette. I guaglioni non so buoni, ma i piacentini non so meglio. Tralasciando questa piccola trasgressione, ho l'obbligo di dirvi chi è il nostro relatore. La maggior parte delle cose le troverete su internet. Non faccio il taglia e incolla delle cose che potete andare a vedere. Dal 2002 è professore associato di storia contemporanea. Dal 2009 è professore associato di storia economica. Attualmente insegna storia economica per le innovazioni tecnologiche e archeologia industriale per i corsi di laurea di economia e commercio e di scienze del turismo ad indirizzo manageriale. Insegna Sarebbe a cosa? dire, è uno che di qualsiasi cosa che voi vedete, noi usciamo per Sorrento, vediamo quella ciminiera, il professore ci dice perché qui prima facevate le manifatture. Io lo amerò stasera in una maniera incredibile perché ho amici di Isola Liri. E quindi chi può sapere che Isola Liri era la patria, in effetti, della lana? A Isola Liri c'erano 11.000 abitanti, quando Caserta, che era il capoluogo, ne teneva 8.000. Cioè, voglio dire, cose incredibili. Io sono stato cresciuto a Santa Maria Capua Vetere nel Beneventano, c'erano i più grandi tabacchifici della zona, e anche questa è una cosa che è andata a finire. Ovviamente una persona non è valida per quello che fa e per quello che gli altri riconoscono, ma il professore è membro del Consiglio Scientifico del Centro Studi per la Storia Comparata, è membro del Comitato Direttivo dell'Istituto per la Storia del Risorgimento d'Italia, tesoriere dell'Associazione Napoletana di Archeologia Industriale, membro della Giunta di Dipartimento di Scienze Economiche e mi devo fermare qui perché associato a questo ovviamente ci deve essere uno sviluppo del sapere. I suoi corsi hanno interessato gli economisti e riformatori dell'Italia del Settecento, l'economia politica a Napoli, si è occupato di Genovesi, Galeani, Palmieri, i sistemi industriali in Europa, il capitalismo industriale, l'economia industriale nel mondo contemporaneo. Noi docenti non possiamo andare avanti se il pensiero non si tramuta in scritto. Se vi dovessi fare l'elenco di quello che lui ha scritto solo attenente al tema, vi terrei seduto fino alle ore 20. Alcuni titoli: Alle radici della città della scienza, la fabbrica chimica di Bagnoli, Arretratezza e repressione e fermenti politici e sociali nel regno di Napoli e Irpinia, la lavorazione tessile casalinga nel Mezzogiorno, esperienze di industrializzazione nell'Italia meridionale, fino ad arrivare a noi più giù, storia della rivoluzione ferroviaria in Campania, dalla casa alla fabbrica, la lavorazione delle fibre tessili nell'Ottocento. Lascio al professore il grande compito di dirci come mai, se qualche volta noi meridionali,
ci sentiamo qualche cosa da dire oltre Tevere. Cioè siamo quelli che veramente vorremmo far capire che cos'è un Rubicone, non soltanto di cultura. Cioè se ogni tanto il settentrionale capisce che ci ha defraudato e ci ha da lasciare stare, perché noi siamo così nobili che ancora non ci svegliamo. Ma quando ci sveglieremo, veramente l'Italia risorgerà grazie a noi. Ecco, il professore ci potrà spiegare anche la genesi di questo. Grazie, professore.